Al Quirinale, come vuole la Costituzione, si conclude la più lunga crisi governativa della Repubblica Italiana. I nuovi ministri guidati dal presidente onorevole Tambroni giurano, come di consueto, nel Salone degli Specchi. Giura all'onorevole Segni, ministro degli Esteri. È la volta dell'onorevole Togni, confermato ai lavori pubblici. L'onorevole Pastore rimane alla Cassa del Mezzogiorno. Anche l'onorevole Tupini è stato confermato al Turismo e Spettacolo. Nuovo ministro invece l'onorevole Martinelli al Commercio con l'Estero. Anche le Finanze hanno un nuovo ministro, il senatore Trabucchi. All'onorevole Sullo invece sono stati affidati i Trasporti. Ed infine l'onorevole Magia, nuovo ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Ed ora l'ultimo responso spetta alle assemblee legislative. Questi quattro bambini, che già di per se stessi rappresentano una bella prole, sono quattro dei cinque fratelli dei quattro gemelli San John, che compiono oggi un mese di vita. I quadrigemini si chiamano Armando, Giuseppe, Luciano e Ugo. Il padre invece si chiama Adelchi e, nonostante sia un semplice bracciante, ci tiene a far sapere che lui con l'Adelchi di Gassman non ha niente a che spartire. Il battesimo è stato celebrato nella cappella della clinica pediatrica dell'Università di Padova, nella quale l'eccezionale e lieto evento si è verificato. Madrine sono state le mogli dei prefetti di Padova, Venezia e Rovigo e la moglie del commissario prefettizio di Venezia. Dopo la lunga cerimonia, i genitori dei quattro gemelli, di altri due gemelli e di tre sfusi hanno dichiarato: «Lasciateci soli in una terra deserta e noi ve la ripopoleremo». A Genova, organizzata dall'Associazione Genovese Universitaria, la quale dovrebbe occuparsi di iniziative più o meno attinenti con la cultura, si è svolto il Gran Premio Indianapolis. La corsa è riservata ai più strani veicoli, unica condizione che siano sforniti di motore. È questa la 69esima edizione di quella che gli universitari, e solo loro, ritengono il non plus ultra della scapigliatura goliardica, il che dimostra che in 69 anni la gioventù studiosa non è riuscita a studiare neanche una maniera più intelligente di divertirsi. Ed eccoli affrontare fra lazzi e frizzi di quei buontemponi dei colleghi il percorso che dalla località Righi scende per 6 km fino alla centrale Piazza Corvetto. Fervida fantasia che li contraddistingue, gli studenti genovesi hanno trovato che un impianto igienico fa tanto ridere. Se poi le porcellane sono due, il successo è assicurato. Diremo che il vincitore ha corso ad oltre 40 di media. Diremo anche che il vincitore e i suoi giulivi colleghi formeranno l'ossatura della società di domani. Andiamo bene!